Un gruppo di studenti aquilani, protagonista dell'iniziativa Un treno per Auschwitz, promossa dalla CGIL con l'Officina Memoria. Un viaggio negli orrori del passato che gli studenti hanno raccontato nella lavagna dell'Istituto Colecchi. Per noi c'era Maria Rosaria Lamorgia. Fino al giorno prima di partire noi erano cose che comunque noi leggiamo sui libri, vediamo i video, però non avevamo toccato con mano quello che veramente era successo. Poi vedendolo comunque la cosa visiva è molto più forte. Dario è uno dei 10 studenti dell'Istituto Colecchi dell'Aquila che ha vissuto l'esperienza di un treno per Auschwitz. Un viaggio della memoria denso di emozioni difficili da raccontare. Un viaggio che lo SPGGL ha organizzato con Officina Memoria e tutti sono tornati diversi, dice Melinda. E averlo visto è stato ci ha cambiato in un modo molto. Nell'Aula Magna è il giorno del racconto. Le parole del preside Carlo Fonzi riannodano i fili tra ieri e oggi. Tanti interventi e un'unica protagonista, la memoria, come valore per costruire il futuro, soprattutto all'Aquila. È un impegno forte e in particolare in questo caso è un impegno del sindacato pensionati della CGIL che appunto vuole contribuire alla formazione delle coscienze dei giovani perché è particolarmente interessato al futuro. Un impegno per il sostegno alla scuola pubblica, un impegno forte anche sull'Aquila, perché anche all'Aquila c'è stata una forte cesura, quindi memoria è passato anche con l'aiuto degli anziani per la formazione dei giovani. I ragazzi del liceo musicale accompagnano con le note il racconto di un viaggio che ha visto i ragazzi come attori e non spettatori. Intanto perché i ragazzi prendono davvero coscienza e memoria di quello che è stato e poi perché lo vivono con uno spirito che è proprio quello giusto, sia di preparazione prima di questo viaggio, durante il viaggio. Io ho assistito ad una responsabilità, ho visto una responsabilità notevole in questi ragazzi e lì veramente ti viene voglia di continuare su questa linea. E continua il progetto perché CGIL e Officina Memoria vanno avanti con il loro impegno. A Brescia è arrivato all'Aquila, è arrivato a Terni, è arrivato a Perugia. Per cui insomma diventa un progetto comune di educazione civica perché di questo si tratta soprattutto.